autodidatta, non avendo quella grande profonda cultura musicale nel senso storico, non ha la coerenza. Quindi è un camaleontico nelle sue possibilità musicali. Passa dal jazz al pezzo romantico, al pezzo molto tecnico, al pezzo folle e all'improvvisazione. Quindi è un pianista compositore, se vogliamo. Suona anche musica che non ha niente a che vedere col jazz, suona musica che fa parte di un mondo musicale passato e suona musica che forse in quell'epoca ancora non c'era. Ecco, noi abbiamo giocato quindi sulla atemporalità dello stile musicale del Novecento e sul virtuosismo naturalmente del suo modo di suonare. Per quanto mi riguarda, il Novecento dovrebbe suonare la mia musica, non la sua musica. Questo è tutto, questo è quello che voglio. Per quanto riguarda il piano, sulle prime ho pensato che sarebbe stato impossibile. Ma niente, in realtà è impossibile se ci lavori sopra. Io non so suonare il piano, ma ho pensato che sarebbe stato un po' come imparare a ballare, no? Un passo per volta, e questa era una cosa che potevo affrontare. Te la puoi cavare se ci lavori quanto basta. Innanzitutto hanno dovuto imparare a muovere le mani, a sedersi al pianoforte e a tenere una tromba in mano, perché è da queste cose in un film che vedi subito. Se sullo schermo viene visualizzata la fatica, l'estraneità dell'attore rispetto a uno strumento, e in questo loro sono stati bravissimi. Abbiamo chiamato questo istruttore, un giovane inglese, bravissimo, proprio bravissimo, Ian Townsend, e gli abbiamo chiesto se era pronto a occuparsi di questo film. Ian fondamentalmente mi ha messo nelle condizioni di sentirmi un pianista. Mi ha insegnato a mettere le mani nel posto giusto, come tenere i polsi rispetto ai tasti, come seguire la musica con i movimenti. Abbiamo passato, credo, 5 o 6 mesi lavorando in questo modo. Lui ha sviluppato un sistema che serve a fingere di suonare il piano, non a imparare a suonare veramente, cosa che richiederebbe secoli e capacità specifiche. C'è chi ha orecchio e chi non ce l'ha, per esempio. Ma non è questa la cosa che ci interessava. Quello che dovevo fare era semplicemente fingere. Stessa cosa è successo con Pruitt Taylor Vince per la tromba. Anche lui ha avuto un istruttore, anche lui ha studiato per mesi. Ci è voluto un sacco di tempo e un bel po' di psicoterapia, anche solo per capire come funzionava il sistema con il quale si finge di suonare. Sullo spartito noi scriviamo solo la diteggiatura, che rispetto all'originale è quasi corretta in ogni battuta. In questo modo lui può seguire la musica, perché il talento musicale ce l'ha, anche se non ha la tecnica per il momento. È vero, questo è un punto importante per lui. La suona bene. Non ero preoccupato. L'idea di lavorare in questo film e su questo personaggio era troppo importante per preoccuparsi di questo. Ti preoccupi dopo, casomai, dopo che hai avuto la parte. Il rapporto con Ennio è ormai, per me non è il rapporto con un collaboratore, ormai è un rapporto essenziale, inevitabile, non è nemmeno un rapporto, non pensi più che sia un rapporto, è un fatto naturale.
Ci siamo trovati in questo film che pensavamo le stesse cose. Quasi era una gara per dirle, perché avevamo paura che l'altro le dicesse prima. Abbiamo cercato con Morricone, ma soprattutto in sede di sceneggiatura, di far sì che la musica non fosse mai solo un elemento in più, ma che facesse parte della tessitura drammaturgica e narrativa del film. Quando abbiamo rifatto certe musiche storiche, l'abbiamo fatto con la tecnica e alla maniera di quel periodo. E poi ci sono le musiche, diciamo, più classiche, ci sono le musiche più popolari, c'è il tema d'amore, e c'è il tema dell'addio, c'è il tema della sua crisi. Mi ricordo che il primo tema che Ennio mi ha fatto sentire, il primo in assoluto, è il tema che Novecento suona nel salone di terza classe di notte quando incontra il contadino. È un tema debussiano. La musica non la scrive Novecento, non la scrive su nessuno spartito e non la legge da nessun pentagramma. La musica lui poi la ruba dalle facce della gente, dai segni della gente. Novecento è un personaggio che ti costringe a fare i conti con te stesso, ti mette in crisi. Questa è la forza del personaggio. E questo è il suo grande mistero. A me piace tutto ciò che è epico, tutto ciò che ha a che fare con uno stile narrativo fascinoso. Anche se una nave in cui il mondo passa solo a 2-3 mila persone a volta, come dice Novecento, poi a lui succedono le cose che succedono nella vita. L'odio, la competizione, l'amicizia, il tradimento, la delusione, la morte. E l'amore, per forza. L'amore. Non sa che cosa vuol dire. Non ha mai provato questo sentimento, per lui è un colpo di fulmine. Quanto a me, io non conosco l'America. Sono una ragazza, una contadina che ha sempre vissuto in campagna. E ora deve andare a vivere in un paese completamente sconosciuto. E non so che cosa la vita mi riserverà. Viaggio da sola per andare a trovare mio padre, che non vedo da anni. E non so che cosa il destino ha in serbo per me. Sarà una vita completamente nuova. Volevo un volto che in qualche maniera mettesse in crisi Novecento, come può mettere in crisi chiunque. Un volto magico. E lui ne viene attratto, così come generalmente viene attratto dai volti che lo colpiscono. E traduce in musica questo volto. E niente, semplicemente gli piace. Cioè gli succede la cosa più sciocca che possa accadere nella vita di un uomo, di vedere una donna e di innamorarsene. Talvolta hai una sensazione di impoverimento, perché quando giri un film ancora hai tutta la sceneggiatura, hai tutti i personaggi, hai in testa tutto quello che poi il film ti costringe a non far vedere. Quando giri per esempio un dialogo importante fra due personaggi, quando poi lo devi montare, devi eliminare un sacco di cose dell'uno e dell'altro necessariamente. Perché nel cinema ogni inquadratura poi vive di luce riflessa.
mentre il giornaliero, il Chuck, vive solo di luce propria e solo della sua. È stato molto bello realizzare la prima classe, che è molto chiara nei colori, sempre piena di sole. Quasi a mostrare che si tratta di un mondo diverso, tranquillo, in cui la gente quasi non ha problemi. E poi torniamo a scendere nelle zone oscure della nave, in terza classe, che è un po' come la sala macchine. C'è molta vita, ma colori completamente diversi. Mentre io faccio così, voi andate giù col pianoforte, andate giù col pianoforte, andate giù col pianoforte. Abbiamo giocato i due saloni su due elementi diversi. Il salone di prima ha giocato sul legno, il salone di terza ha giocato sul ferro, cioè l'elemento ferro e l'elemento ghisa. Si torna al nero, al marrone, al grigio. Insomma, quasi non c'è colore del tutto, ma le persone sono più felici. Perché sono insieme e ciò che li riunisce è la musica. Fu d'estate. Nell'estate del 1931, che sul Virginia salì Jolly Roll Morton! Tutto vestito di bianco, anche il cappello, con un diamante così al dito. Lui era uno che quando suonava scriveva sui manifesti: stasera Jolly Roll Morton, l'inventore del jazz. Grazie. Mi guardi? Da questa parte, prego. Qui, per favore. Io ecco me ne fotto dell'Europa. Sì, sì. Vado su questa nave di merda soltanto per incontrare un tipo di cui si dice in giro che corri bene il piano. Jolly Roll Morton nella realtà non è mai salito su questa nave e non ha mai sostenuto un duello di pianoforte con 900. E dunque tutto ciò che io faccio durante questo confronto è una libera interpretazione. Non sono obbligato a rispettare i gesti che il signor Morton potrebbe aver compiuto davvero. Quindi posso lasciare alla mia immaginazione il compito di costruire le reazioni del personaggio. Ho avuto grande libertà come attore, sempre, come ovvio, nei limiti di ciò che Giuseppe aveva in mente. L'ingresso di Jolly Roll Morton nella sala da ballo evoca un po' l'ingresso del cattivo nel saloon. L'abbiamo visto un milione di volte nei film western, e ogni volta che l'abbiamo visto ci è sempre piaciuto. Quando arriva il cattivo e tutti si fermano, il barista si ferma, quelli che giocano a poker si fermano e lo guardano. E poi qualcuno gli offre da bere per farselo amico. Il duello con Jolly Roll Morton è western, come tutti capiscono immediatamente, è puro western. Mi ricordo che l'ho scritto molto velocemente.